Ciao da Yemian, io sono Anna. Io sono Emilio. Intanto volevamo augurare a tutti voi un buon equinozio di primavera e vi diamo il benvenuto in casa nostra. Innanzitutto vogliamo ringraziare l'organizzazione del Festival Esoterico Equinox per averci dato la possibilità di presentarvi il nostro concerto appunto da casa nostra. Ciò che ascolterete sarà un insieme di brani presi sia da varie tradizioni folcloristiche di varie nazioni e brani inediti scritti e composti da noi. Quindi vi preghiamo di spegnere i cellulari, di spegnere qualsiasi cosa vi possa distrarre, di sedervi e ascoltare e godervi il nostro concerto. Con il primo brano partiremo proprio dalla Campania e più precisamente dalle pendici del Monte Vesuvio. Questo brano richiamerà i riti dionisieci che si svolgevano alle pendici del Monte Vesuvio, inneggianti al vino e alla fertilità del territorio. Abbiamo voluto, attraverso questo brano, farvi ascoltare i due momenti principali della ritualità. La prima, la processione, con il canto Evoe accompagnata dagli aulos, tipico strumento dell'antica Grecia, e successivamente accompagnati in un'esplosione di gioia danzereccia attraverso la percussione dei tamburelli e della ciaramella, tipici della nostra zona. È un brano che ha preso vita nel 2017, che successivamente abbiamo inserito nel nostro terzo album del 2019 dal titolo Egeria. Questo è Vesuvius. Icest Pampinis lividis modo vesbius umbris, presserat hic madidos nobilis suvalacus. Hec iuga, quam in secolles plus bacchus amavit, hoc nu versatili monte dedere coros. Hec veneris sedes, lacedemone graziorilli, hic locus herculeo numine clarus erat. Cuncta iacent flammis et tristi mersa favilla, nec superivellent hoc liquisse sibi. Thank you.
Anche il prossimo brano è diviso in due parti. La prima è un canto tradizionale del sud dell'Albania ai confini con la Grecia, che si intitola Balluket e Ballit Moi. È un brano che tuttora viene cantato e suonato durante i matrimoni. Anche se di lingua albanese, è stato scelto da noi perché ricorda quelle montagne dell'Albania che si trovano di fronte al luogo dove io sono nato, che è il Salento. Viene suonato con lo strumento tradizionale albanese, uno strumento a corde che si chiama Cifteli. Il brano che invece segue Balluket e Ballit Moi è un brano scritto da noi, si intitola Dans Boetese. Che vuol dire danza zoppa. È un brano dedicato a ciò che avviene durante le feste o comunque durante i matrimoni, quindi la celebrazione, il festeggiamento e la danza sfrenata con gli sposi e tutti gli invitati. Quando l'alcol comincia a salire, tutto diventa estremamente allegro, euforico e tutti cominciano a danzare in maniera anche un pochino sconnessa, ecco perché danza zoppa. Per la composizione di questo brano ci siamo lasciati ispirare e dalle sonorità del brano albanese che lo precede e dalle sonorità della Galizia, territorio in cui Emilio ha suonato e ha visitato. Infatti all'interno del brano sono presenti due strumenti tipici della tradizione galiziana, ovvero le cunchas e la pandereta, poi un altro strumento di origine spagnola, di Salamanca precisamente, che è il pandero quadrado. Thank you.
spesso durante i nostri concerti live, specialmente all'estero, in particolar modo in Olanda, in Belgio e in regioni dove il bal folk è molto sentito, abbiamo assistito a dei veri e propri circoli di danza, e questo ci ha dato l'ispirazione per inserire nel nostro repertorio il prossimo brano, che è un set di danze francesi. Ci è scattata l'idea di unire la danza orientale con il bal folk e di creare questo set che è particolarissimo, dal tono un po' più orientaleggiante. Da questo la scelta di chiamarlo Oriental Sunset. Thank you.
Ciò che caratterizza dal 2011 ad oggi il nostro repertorio è la varietà di brani che spaziano non solo nella nostra cultura, quindi quella campana o quella salentina, ma attinge anche da vari bagagli folcloristici di diverse nazioni del mondo. Quello che ispira maggiormente la nostra musica sono le sonorità dell'arco del bacino del Mediterraneo, arrivando quasi fino al Medio Oriente. Proprio da questo nasce la volontà di inserire nel repertorio il prossimo brano. Il titolo del brano è Dimna Iuda ed è una leggenda di una specifica regione della Macedonia. Ci spostiamo e ritorniamo verso le regioni dell'estremo nord dell'Europa. Questa volta faremo un piccolo viaggio verso la Scozia con il prossimo brano scritto da John Whelan che si intitola Trip to Skye. A seguire ci sarà un brano dal titolo Brenda Stabbert,
brano scritto questa volta da Jerry Holland, che ha voluto dedicare a una delle massime violiniste, soprattutto virtuose di musica folk tradizionale di Cape Breton. Zona del Canada in cui la tradizione scozzese è molto forte e sentita. Questo è Trip to Sky. E Brenda Stabert Reel. Thank you.
Il prossimo brano è un brano che io amo particolarmente, ed appartiene alla tradizione delle Ebridi Scozzesi. Ha una storia molto antica che trova le sue origini nel 1800, quando è stata effettuata la prima trascrizione di questo brano a cura del reverendo Kenneth MacLeod. Nonostante la sua carica ecclesiastica, aveva molto a cuore la cosiddetta causa celtica. Scoprì di appartenere ad un antico clan scozzese che cominciò a mettersi alla ricerca di tutto ciò che apparteneva al bagaglio culturale e folcloristico della tradizione scozzese e di preservarlo in qualche modo. Così nacque l'idea di raccogliere tutto ciò che lui incontrava sul suo cammino di ricerca in un libro. La versione originale di questo brano è scritta in scoto gaelico, ma c'è anche la versione in inglese, che è quella che ascolterete eseguita da noi. Ciò che racconta questo brano è una storia molto toccante. Narra di tre orfani alla deriva in mare a bordo di una piccola barchetta di legno, e per favorire il loro ritorno a casa invocano la dea Brigit. Proprio grazie a questa sua caratteristica di invocazione, rientra in una categoria specifica di canti appartenenti alle Ebridi Scozzesi, e è incantesimi e preghiere. Questa è Eubilluville. Vorremmo dedicare questo brano a tutti i bambini che, a causa delle migrazioni, hanno perso la loro vita in mare.
prossimo brano è nato per gioco, mentre ci trovavamo sul divano di casa, praticamente. È un brano che abbiamo dedicato a due nostri amici che conosciamo da molto molto tempo, Luisa e Camillo. Il brano si intitola Lug and the Witch. Siamo molto legati alla figura di Lug, come dio del sole, come dio celtico. Però nella storia di Lug non vi è presente una vera e propria strega che lo ammalia, che lo fa innamorare o che crea dei sortileggi contro o a favore del dio Lug. Ma semplicemente abbiamo preso la storia di questi due nostri amici, perché lui si fa chiamare Lug, che è il dio della creazione e degli artigiani, perché lui è un artigiano, e Luisa invece è una vera e propria streghetta, quindi è nato Lug and the Witch. Particolarità di questo brano è che oltre al ciftelì della tradizione albanese vi è anche la ghironda e soprattutto le tibie romane. Il brano è abbastanza recente, lo abbiamo creato nel 2020, per questo motivo lo abbiamo inserito nel nostro ultimissimo EP, che trovate solo in digitale, dal titolo Pagan Folktronic.
Con il prossimo brano ci spostiamo verso le atmosfere fredde e nordiche. È un brano tradizionale della Svezia e il titolo originale è completamente diverso. L'andamento stesso del brano a noi ricordava questo fenomeno naturale che avviene nei mari nordici ma anche in altre parti del mondo. L'idea di dare un titolo diverso a questo brano è nato dopo aver letto un racconto di Edgar Allan Poe in cui descrive il fenomeno del Maelstrom, il cui titolo è Una discesa nel Maelstrom. Questo è Maelstrom. Rimaniamo sempre nell'estremo nord dell'Europa, questa volta ci spostiamo in Islanda con un brano tradizionale islandese
tratto da un poema del XIII secolo che si chiama Víglundar Saga, grazie a un nostro amico Ruben, che oltre ad essere archeologo è anche appassionato di cultura norrena e anche di strumenti musicali. Mi ha fatto conoscere uno strumento tipico islandese che si chiama Langspiel. Attraverso varie ricerche abbiamo scoperto che questo brano viene suonato molto spesso accompagnandosi con questo strumento. Quindi abbiamo scoperto prima lo strumento musicale, poi abbiamo scoperto il brano. E lì è nata l'idea di narrare la storia dei due personaggi principali che compongono la saga, ovvero Víglund e Kjeltrid, che ovviamente non ho pronunciato in maniera corretta, ma l'idea è quella. In pratica è la storia di questi due amanti che però sono destinati ad avere due vite completamente diverse, e in un momento in cui lui sta per partire, Víglund dedica a Kjeltrid queste parole dolcissime che poi compongono il testo della canzone, la parte in islandese. La parte in inglese è stata presa dal testo tradotto intorno al 1900. E che invece è un monito che Víglund fa alla sua amata, che dice: ricordati sempre di queste parole ovunque tu andrai, così ricorderai a tutti la storia della nostra gloriosa terra e della nostra Islanda. Anche questo brano è nel nostro ultimo EP dal titolo Pagan Folktronic, disponibile su Bandcamp e su tutte le piattaforme digitali. Questo è Stodum Tvei Ituni. Thank you.
brano che conclude questo nostro concerto online è dedicato al solstizio d'estate e il suo titolo è Lita. Lita è una divinità sassone legata alla fertilità e al grano, che trova corrispondenza nel pantheon mediterraneo con la figura di Demetra e di Cerere. Prima dell'avvento della divinità maschile di Giano, preposto ai passaggi dell'anno, esisteva un'altra divinità femminile che si chiamava Cardea ed aveva la stessa funzione di quella che poi avrà Demetra e nella religione pagana sassone appunto Lita. Demetra trovava un forte culto nel Salento attraverso la popolazione dei Messapi. Per questo motivo abbiamo voluto girare il nostro videoclip proprio in Salento, in una località molto suggestiva e alla quale ci sentiamo molto legati, che è il Dolmen Stabile di Giugianello. Anche questo brano è nel nostro ultimo EP, mentre il video ufficiale lo potete trovare sul nostro canale YouTube. Questa è Lita.
Un ringraziamento speciale va ancora all'organizzazione di Equinox. Speriamo di avervi tenuto piacevolmente compagnia con la nostra musica e invitandovi a seguirci sui social e quando sarà possibile nei live. Potete trovarci su YouTube come Amian Pagan Folk Music, su Instagram, Facebook, Twitter e su tutte le piattaforme digitali con i nostri lavori discografici. Se avete la memoria scarsa come la mia, e come la mia. troverete tutti i link utili nell'info box del video. Un saluto a voi tutti da Yemen Stay folk. Stay vegan. Ciao. Ciao.